Da qualche anno per la Maker Faire Roma di robot se ne occupa uno dei massimi esperti mondiali che abbiamo la fortuna di avere in Italia, che è il professor Siciliano. La scelta vincente del 2017 è stata quella di avvicinare la creatività dei makers, degli hobbisti, con l'altrettanta genialità di chi fa ricerca in Italia. Che cosa c'è di nuovo nel mondo della robotica quest'anno? È stato un anno, dal punto di vista della robotica, con la pandemia, che cosa abbiamo imparato? Allora, abbiamo imparato una ridefinizione dell'ambiente ostile. Cioè, per ambiente ostile, tradizionalmente, la robotica si intendevano, per esempio, i terreni contaminati nuclearmente, il disinnesco degli ordigni, oppure i lavori pericolosi. In realtà la pandemia ci ha dimostrato che non solo gli ambienti di lavoro possono essere ostili, ma anche gli ambienti sociali. Pensiamo appunto al contagio del virus, quindi le case, gli ospedali, le scuole. Grazie alla robotica è possibile anche estendere il concetto di smart working che tutti quanti noi stiamo vivendo anche da un punto di vista fisico, perché poi alla fine la robotica c'ha la parte di azione, la parte in moto, no? Rispetto alla percezione e alla cognizione che caratterizzano l'intelligenza artificiale.